Marina, allora andiamo, eh? Sei pronta per la pizza di Ugo? Ciao a tutti, Vina è pronta, io sono pronta, siamo pronti insomma a ricominciare con le Books Review. Il libro che vi porto oggi è un libro che ho nominato nel wrap up TBR di inizio mese, cosa non l'avete ancora visto? Andate subito a vederlo, ve lo lascio qua o in fondo al video oppure comunque nell'info box salterà fuori da qualche parte. La prima Books Review è una rilettura di un libro. Che fai? Una terza rilettura, diciamo, più attenta del romanzo Momo di Michael Ende in questa edizione della Longanesi. Il romanzo uscì nel 1973, si tratta di un romanzo piuttosto datato, ma per gli argomenti sempre attualissimo. Momo è una bambina normale, apparentemente orfana, che si ritrova in un paesino, un posto e un tempo non ben definito, nel quale sono tutti molto felici di passare il tempo alla giornata. In questo paesino a scatenare tutto il putiferio e l'avventura di Momo saranno i signori grigi che andranno ad intaccare questo equilibrio che si era instaurato. I signori grigi, attraverso dei sotterfugi o comunque mettendo una sorta di ansia a tutti i paesani, li convinceranno che stanno perdendo il loro tempo a rincorrere i propri affetti, a coltivare le proprie amicizie, coltivare i propri amori, i rapporti familiari. Di conseguenza costringeranno dapprima gli adulti e successivamente i bambini a fare tutto di fretta, cercare di ottimizzare il tempo, di risparmiare tempo, perché il tempo a disposizione è praticamente già finito. Questo secondo i calcoli dei signori grigi. Momo non ci casca. Momo vede le cose nella loro semplicità, dà retta solamente a ciò che la rende felice. Di conseguenza, quando i signori grigi si accorgeranno di questa cosa, Momo diventerà la loro preda preferita. Tutto questo la costringerà a scappare, e scapperà grazie a Cassiopea, la tartaruga magica di Mastro Ora, ovvero il signore del tempo, che la ospiterà, la farà dormire e riflettere sulla questione del tempo e dei signori grigi, e nel frattempo la metterà in salvo da questi ultimi. Purtroppo levata di torno l'unico ostacolo che permetteva ai paesani di aggrapparsi a quell'ultima briciola di buon senso che avevano, i signori grigi hanno la strada spianata. Momo, sapendo di questa cosa, ci rimane male, prende in mano la situazione e decide di fare qualcosa contro i signori grigi, e Mastro Ora ovviamente le dà tutto il suo appoggio. Momo tenterà e alla fine riuscirà a sconfiggere i signori grigi. Questo romanzo mi è sempre piaciuto tantissimo, la storia di per sé mi è sempre piaciuta tantissimo, e ammetto che prima di leggere il romanzo, quando ero più piccola, ho visto il cartone, di cui parleremo alla fine del video. I temi di questo romanzo mi sono sempre stati molto cari. Il tema principale è il tempo e l'utilizzo che se ne fa, quello è ovvio. Ma qual è il tempo vero? Il tempo vero è quello che scorre sulle lancette, oppure quello che passiamo con le persone che amiamo? Si può definire davvero uno spreco di tempo allungare una chiacchierata di 5-10 minuti piuttosto che correre e andare a fare quella tal commissione, quella tal cosa? Ci sono dei doveri che dobbiamo rincorrere necessariamente durante la giornata, ma non bisogna mai metterli troppo davanti a coprire invece i propri affetti e le cose a cui teniamo, che siano anche una passione, un hobby, insomma le cose che ci fanno stare bene. Rincorrere le commissioni ci fa stare bene, perché a livello di vita, proprio di stile di vita, sicuramente contribuisce questa cosa a farci stare bene, ma alla fine di una giornata passata a correre a destra e manca, noi stiamo davvero bene? Di conseguenza la domanda successiva, il tema che viene ripercorso all'interno di questa storia, è: quali sono i veri valori della vita? Dobbiamo dare valore più alla nostra carriera, alla nostra quotidianità, alle abitudini, oppure dare più importanza effettivamente a ciò che ci fa stare bene? Io propenderei per quest'ultima, ma sappiamo tutti benissimo che nella pratica poi è molto difficile dedicare tempo e spazio alle persone a cui vogliamo bene quando abbiamo una spada di Damocle fatta di commissioni e di doveri che dobbiamo rispettare tutti i giorni per poter andare avanti a vivere bene. Questi sono un po' i temi del libro principali, sul quale ho riflettuto parecchio, e soprattutto in quest'ultima rilettura, adesso che sono adulta, mi ha portato a riflettere su che uso faccio io del tempo. Io ho tanto tempo a disposizione, tutto sommato,
faccio un lavoro che mi permette di avere tanto tempo libero e anzi mi ritrovo spesso a non avere assolutamente niente da fare. Di conseguenza io cerco ovviamente di dedicare spazio alle persone che mi vogliono bene. Non alle persone a cui io voglio bene e basta, ma in particolare alle persone che vogliono bene a me. Ho cambiato assolutamente ottica di vedere questa cosa. Inutile sprecare tempo, questo sì è uno spreco di tempo secondo me, dietro alle persone che non ti vogliono veramente bene, mentre dedicare del tempo alle persona che si vuole bene quando possibile è una cosa assolutamente positiva se queste altre persone ti vogliono bene sinceramente. D'altra parte sono una persona molto pratica e quindi l'idea di avere tante cose da fare a livello proprio pratico, quindi anche solo banalmente andare a fare la spesa, compiere la mia routine quotidiana, comunque sono dei doveri, nonostante occupino queste cose il mio tempo libero e non il tempo del lavoro, io mi sento appagata in questo senso, quindi io non lo trovo un vero e proprio spreco di tempo, dipende quanto queste cose ti appagano. Ci sono dei periodi dove ho mille cose arretrate da fare e non riesco fisicamente a farle tutte prima di una scadenza. Ecco, questo è un ragionamento prettamente da adulti, infatti il libro fa ragionare su questa cosa, che gli adulti è più facile soggiogarli sulla questione dei doveri, i bambini no, perché i bambini, a parte andare a scuola, i doveri fisici non ne hanno. Quindi sì, da adulta sono soggiogata anche io da questa cosa, ma cerco ogni volta che posso di farmi un esame di coscienza e dire ok, adesso stop, prenditi una pausa, mettiti sul divano a guardare le serie TV. Quello non è uno spreco di tempo, se io so di aver bisogno di riposo, quello è sicuramente la cosa migliore da fare. Da questo romanzo sono stati tratti un film e un film d'animazione. Il film è del 1986 di Johannes Schaff ed è tedesco, chiaramente di origine, dal nome non si sarebbe mai capito. Non l'ho visto, ho visto solamente qualche spezzone, sembra fatto abbastanza bene, sembra riprendere alla lettera quasi il libro, i suoi significati psicopedagogici, gli darà una possibilità sicuramente. Ne ho talmente tanti di serie TV, libri, film da vedere, recuperare, che semplicemente si aggiunge alla lista e lo lascerò lì fino a che non avrò il mood giusto. Mentre il cartone animato di Enzo Dallo, uscito nel 2001, completamente italiano e si vede dallo stile, comunque è lo stesso regista di La gabbiana del gatto. Se leggerò il libro andrò a rivedermi anche il cartone per fare un confronto. L'ho trovato un po' riduttivo, ma forse perché l'ho visto oggi con un occhio adulto. Probabilmente proponendolo ad un pubblico di bambini risulta più fruibile a livello di significati, i bambini capiscono. Io mi ricordo da piccola che mi erano rimasti molto molto impressi i signori grigi e li avevo subito etichettati come cattivi perché mettevano fretta e quindi il concetto ai bambini viene passato benissimo. Vedendolo da adulta però non ho provato la stessa empatia che ho provato leggendo il romanzo. Guardando il cartone mi sono ritrovata a dire ok, questo è il passaggio del libro, oh hanno saltato quest'altro, insomma l'ho trovato a tratti un po' riduttivo e la filosofia con occhio adulto non traspare immediatamente, ma forse è proprio per questo che chi tiene i diritti di questo romanzo ha deciso di tradurlo come cartone animato, perché chi deve essere messo in guardia dallo spreco di tempo non sono gli adulti, perché gli adulti comunque ragionandoci sono consapevoli di lasciarsi indietro delle cose, magari piccolo, gran parte, dipende dalla persona. Invece i bambini non sanno ancora cosa li aspetta nell'età adulta, di conseguenza non hanno idea di cosa sia un vero dovere, un vero dover sopravvivere oltre che vivere. Loro vivono e basta, e quindi è giusto che comunque i bambini in un certo senso capiscano e giustifichino in alcuni casi i genitori se non sono il loro primo pensiero. Ho detto una cosa bruttissima, lo so, sono consapevole, però provo, anche se non sono madre, a mettermi nei panni di un genitore, di una madre che magari è costretta ad andare a lavoro e lasciare i bambini alla babysitter. È una cosa naturale, secondo me al giorno d'oggi è una cosa assolutamente normale il fatto che i genitori non stiano con i bambini tutto il tempo, anzi secondo me è giusto che i bambini si ritagliano una propria identità e da qui appunto le passioni, gli hobby di cui parlavo prima, al quale dedicare il tempo nel tempo, quindi crescendo. Questo romanzo, l'ho detto un sacco di volte in questo video e anche nello scorso, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto veramente tanto, lo consiglio tanto, soprattutto ai ragazzini, ai bambini. Non è una lettura difficile, forse un po' più complesso rispetto a quelli che vanno adesso tra i bambini, e non faccio nomi e non faccio esempi perché non mi sembra il caso. Comunque è consigliato se avete dei regali di Natale arretrati da fare a qualche nipote lontano, pensateci, perché
ne vale veramente la pena. Nell'info box vi lascio tutte le info utili per ritrovare il libro, la casa editrice, i film tratti dal libro, tutti i miei social dove potete contattarmi. Mi raccomando, seguitemi soprattutto su Instagram, perché io spesso vi farò delle domande dei giochini che sfrutterò per fare i miei video, quindi rispondete in tantissimi. Ci vediamo alla prossima Books Review, che sarà il 27 gennaio. Il prossimo video invece sarà il 15 gennaio, e sarà la nostra unica challenge di gennaio. Sono gasatissima, non vedo l'ora. Ci vediamo alla prossima, ciao!